al fatto che il fiume Almione, che è un fiume importantissimo, sacro ai romani, che nasce nell'undicesimo municipio di Roma e che sfociava e sfociato per millenni nel fiume Tevere, purtroppo oggi incredibilmente va ad essere indirizzato al depuratore Roma Sud, probabilmente perché altrimenti il depuratore su Roma Sud, mi riferisco a quello del Torrino, non sarebbe in equilibrio e questa cosa costa ai cittadini romani non solo dal punto di vista economico della bolletta, ma evidentemente costa anche dal punto di vista morale, perché è uno sconcio, è una cosa veramente fuori dal mondo. E specialmente se si pensa che con una banale opera di tubazione si potrebbe tenere disgiunta, diciamo, quella che sono i reflui fognari dal corso del fiume. E poi anche una serie di altre diciamo, attività che ho intrapreso, come quella diciamo della possibilità di inserire all'interno di tutti i taxi diciamo un sistema GPS in maniera che questo venga a collegarsi con il numero unico del comune di Roma, lo 060609, che invece incredibilmente oggi si connette sulle colonnine in strada, rendendo possibile per diciamo, le cooperative e avere una sorta di monopolio nella gestione delle chiamate dei taxi, cosa che diciamo, in altri paesi assolutamente no, non esiste. Io è per questo motivo che chiedo di votare per il sindaco Alfio Marchini, mi permetto di dirlo perché non è qui presente, io lo rappresento, e di votare me al Consiglio Comunale. Volevo anche dire che è importante spiegare come si vota, perché i cittadini devono sapere che bisogna scrivere la preferenza accanto al simbolo, e in questo caso ovviamente chiedo di È una indicare il nome fortuna che Ciancioni. hanno gli elettori in queste elezioni amministrative e possono indicare il nome Cosa che non avviene più, come abbiamo visto, a livello nazionale, e speriamo che prima o parlamentare. poi si possa tornare. Una Chiarissimo, cosa, un'ultima chiarissimo. cosa Sì, voglio a dire, chiudere davvero, a sì, a chiudere davvero. chiudere, mi meraviglio, rimango perplesso di come il candidato sindaco del PD diciamo, si ostini a non essere presente nei talk show e abbia detto di non voler essere più presente ai confronti. Questa è una cosa che ritengo veramente una Devo situazione dire, anche noi lo avevamo invitato, di lo mancato avevamo rispetto nei invitato, da confronti noi dei non è ancora cittadini. venuto, da noi non è ancora venuto. Grazie. Dottor Buggi, 2 minuti anche per lei. Più che mancato rispetto, io direi lasciare spazio ai candidati. Allora, tre semplici cose. La prima è una promessa che faccio e che mantengo già da adesso, perché io forse 100 giorni non li avrò, ho solo 20 giorni da qua alla campagna elettorale. Quindi fare una campagna elettorale con lo stipendio di un infermiere, non un euro di più, non un euro di meno. Secondo punto. E qualora fossi eletto candidato in consiglio comunale, è una sanità di quartiere sul cittadino, con una fruibilità reale, vera, dei cittadini, di chi non ha più la forza di accedere ai servizi. Terzo, riportare una moralità all'interno della politica, nella gestione della cosa pubblica, attraverso la trasparenza, la competenza e la meritocrazia. Grazie. Il tempo a nostra disposizione purtroppo anche per questa sera è terminato. Ringrazio l'ingegnere Alessandro Bianchi del Progetto Roma per essere stato con noi. Ringrazio l'avvocato Alfonso Luigi Marra, candidato a sindaco di Roma. Ringrazio l'avvocato Valerio Cianciulli della lista Marchini e ringrazio Marco Buggi del Partito Democratico. L'appuntamento è alla prossima settimana, stessa ora, stesso canale. Arrivederci.